Bella idea. Bella idea, andare tutti quanti da Floridea. Floridea. Ma che idea? I tutorial di Floridea. In questo tutorial parleremo di aromatiche, ci racconterà tutto Bruno. Vi ricordo solamente che sabato e domenica 25 e 26 marzo, grande festa delle aromatiche con il 20% di sconto su tutti i prodotti, anche quelli biologici. Beh, le piante aromatiche sono quelle piante officinali, è il termine corretto. Il nome aromatico è perché vengono utilizzate in cucina per aromatizzare i nostri piatti. Adesso stanno rivegetando dopo il riposo invernale, per cui chi le ha coltivate dell'anno scorso dovrà fare pulizia delle piante vecchie e dei rinvasi. Chi vuole cominciare trova nel nostro punto vendita tutta la gamma delle piante aromatiche che vengono trattate qui da noi in Europa. Non c'è una particolare pianta che sta andando la maggiore. Quello che si sta seguendo è l'associazione di molte piante aromatiche per fare, oltre che l'utilizzo in cucina, dei balconi arredati per l'estate, profumi, aromi, fioriture, perché molte piante aromatiche hanno delle splendide fioriture. Si è capito che accostare queste piante per dare la bellezza ai nostri balconi è una cosa interessante, oltre che utile, in quanto poi ne viene fatto l'utilizzo in cucina. Tutti conoscono ormai le piante aromatiche, ma ce le vuoi un po' riassumere? Quali sono le principali? I timi, l'origano, la santoreggia, senz'altro la salvia e il rosmarino, che sono le regine delle piante aromatiche nei nostri piatti. L'erba madre, sono tutte piante aromatiche alla portata di tutti. Vi sarà sicuramente venuta voglia di piante aromatiche, conviene acquistarle in questo weekend 25-26 marzo con il 20% di sconto.